benzina o gasolina. Soltanto un litro in cambio ti do. Così perché mi fa cominciare. Adesso non frega, tocca. Caro Leo, io ho sempre pensato che... Ho sempre pensato che la tua non fosse una satira politica, ma che tu usassi la politica per la tua poetica. Può essere? Preciso, possiamo chiudere, perfetto. Che vigliacco. È vero? Allora, la risposta è sì. Stavo dicendo prima al mio compagno ed amico Attilio Casagrande che ho accettato questo invito, a cui non potevo dire di no, perché mi è stato rivolto da Roberto Polverari. Pensando alla storia della mia vita, credo che fuori dall'ambito familiare la persona che conosco da più anni sia Roberto Polverari, e non potevo dirgli di no. Mi viene a trovare lì quando sono al lavoro sulla spiaggia qui tra il molo e la rotonda, dove mi occupo della mia attività balneare, e allora mi porta a leggere il giornale Città Future e mi ha chiesto di dare queste vignette. Detto ciò, io faccio in qualche modo il mio esordio davanti a una platea senegalese all'età di 62 anni e meglio, perché è la prima volta che vengo invitato comunque a partecipare a un pubblico dibattito. Quindi non è Leo che io non voglio parlare, diciamo, oltretutto sono timido di natura, naturale, riservo, e quindi... Oltretutto tu hai iniziato con una definizione, con un'analisi della mia satira che mi sembra giustissima. Cioè la satira, quella che ha successo purtroppo, non è certamente quella poetica, non è quella sociale, non è quella che ha a che fare con noi come siamo, noi tutti, non una persona. È un tipo di satira che è consolatoria. Io capisco che se ne senta la necessità, però... Quella che viene richiesta è sempre quella satira che accusa qualcuno, accusa un potente, per cui noi ci sfoghiamo, siamo contenti che qualcuno invece nostra, perché noi non possiamo dirlo, cioè possiamo dirlo nel nostro privato o al bar o in una situazione privata, però in pubblico non possiamo dirlo, perché noi non possiamo, sì certo ora ci sono i nuovi mezzi, voglio dire, no? Da internet, quant'altro, e sono anche cose che stanno avendo un grande spazio, però voglio dire, quello che è la satira ufficiale passa nei mezzi radio televisivi e soprattutto editoriali. Per cui la strategia che viene chiesta è questa: si individua un signore che è il colpevole di tutto e noi lo accusiamo, cioè è il male assoluto, noi allo stesso tempo ci sentiamo a posto perché noi siamo il bene assoluto ed è a posto, e tutto rimane come prima. Cioè, quindi, c'era un grande scrittore austriaco, molto satirico nell'Ottocento già, Karl Kraus, che diceva: le satire che il censore capisce vengono giustamente proibite. Quindi voglio dire, noi non dobbiamo stare a livello del censore, dobbiamo stare a un livello, non dico superiore magari, comunque laterale, spostato in modo che lui non possa intenderlo. Può essere un po' un'introduzione? Può essere sì. Questo è inutile fare nomi, perché poi già ci sono dei signori che occupano la nostra vita come cittadini, cittadini che lavorano, cittadini che pagano le tasse, cittadini che vivono nella società. Quindi non voglio che occupino anche il mio spazio nella mia vita privata, insomma, quando qualcuno viene a cena a casa mia, torna al tavolo e comincia a parlare di certe persone, io li prego di star zitti, intanto perché non diciamo niente di nuovo, due, non risolviamo niente, tre, e stiamo sempre a parlare, cioè io perché devo entrare nella nostra vita privata, lasciamo che sia privata. Detto ciò, quindi sappiamo ora chi è il bersaglio della satira. Prima era un altro signore che si chiamava Craxi, un altro signore che si chiamava Andreotti e via dicendo, e noi siamo sempre a posto. Questa è la funzione della satira, quella di consolarci e non invece di farci avere uno scatto di interpretazione, di farci capire delle cose, di elaborare il nostro pensiero.
perché artista, tornando a Karl Kraus, è colui che sa fare di una soluzione un enigma. Quando tu pensi di essere arrivato a un punto che hai capito, non hai capito, nel senso che tu devi pensare e cercare di capire, perché è inutile che dico sei il colpevole Berlusconi, cioè capite, è facile. E la satira purtroppo è questa. Ah, scusate, io ho citato l'invito da Roberto, ma io ho detto io non sono un vignettista, nel senso che lo ero. Sono 20 anni che non faccio vignette, quindi quelle che vedete appese al muro qui sulla copertina, sappiate che sono vignette di almeno una ventina di anni fa. Invece da me ci hanno scritto scrittore, mi mette paura, perché francamente uno che ha scritto una cosa, però avere scritto un libro e avere scritto un libro su un personaggio che somiglia a Giorgio non conferisce né a me, non mi conferisce nessun diritto d'autore su di lui. Il diritto di autore di Giorgio era di Giorgio. E anche avere scritto un libro dove si raccontano le vicende di una persona che si chiama Giacomo è stata già un po' una fatica, perché sapete, Giorgio era talmente Giorgio che era fatica a chiamare in un altro modo. E tutto il tempo che ho provato a raccontare mi sono sforzato di chiamarlo Giacomo, ma non ci sono riuscito, alla fine comunque il nome non si è incollato alla faccia. Questo però mi ha messo al riparo da alcune possibili critiche, che sono che Giorgio non era così, perché certo che Giorgio non era così. Giorgio per me era così. Io immagino che ognuno di noi abbia scritto mentalmente un libro su Giorgio, basta averlo conosciuto poco, e probabilmente ciascuno di noi ha scritto un libro con gli stessi passaggi ma con inflessioni diverse. Allora se io mi trovo qui vicino a Cemac, caro amico di Pallone, vicino a Cemac, a presentare una persona, la prima cosa che mi era venuta in mente è che veramente dovrei presentare il suo lavoro, la sua opera. Solo che nel caso di Giorgio se ne sembra quasi impossibile poter separare quello che lui ha fatto da come lui era. E leggo con raccapriccio che la data da cui non c'è più, da quella data sono passati 22 anni. Bene, ho avuto modo di consolidare questi ricordi, semplificarli, farli diventare come effigie, come icone, e poi averle in testa e provare a dire a voi come la penso io e come mi è venuto di pensarlo, e magari sperare di essere interrotto da voi dicendo con qualche aggiunta o con qualche correzione. Dico soprattutto, ogni volta che mi trovo a presentare una mostra, che chi va a vederla deve soprattutto e prima di tutto credere ai propri occhi e ascoltare i propri pensieri, perché poi in realtà quello che noi ne possiamo dire sono soltanto traduzioni in altra lingua di cose che Giorgio voleva esprimere, non in questo modo, ma con le vignette. Io farei una vignetta di Giorgio, qualche volta ho fatto una vignetta di Cemac, falsa. Però non sono bravo come loro. Forse sì, non lo so. E comunque sia, Giorgio si esprimeva in quel modo, e trovo e penso, e chi l'ha conosciuto pensa, che quelle cose che lui disegnava, soprattutto nei primi tempi in cui lo faceva, ma questi primi tempi sono durati tanto, erano semplicemente appunti della sua vita. E lui disegnava e raccontava e metteva dentro i palloncini le frasi tipiche che sentiva durante il giorno, anche le sue, che avrebbe riempito dei volumi, perché Giorgio era capace di ispirare idee satira quotidiana. Se fossi qui già mi prenderebbe in giro, tante volte penso, fortuna che non c'è, perché non avrei mai osato scrivere un libro su di lui. Noi che passavamo un sacco di tempo a ridere sanguinosamente delle liriche degli amici, dove c'erano maestro di rosacei e altre cose molto, molto poetiche, e che però non so perché eravamo così disgraziati. Qualcuno come Baby Liso addirittura si costituiva lui stesso, perché era un masochista, però bello, perché è giusto scegliere la via difficile.
Allora lui, ho scritto le poesie, ce le portava, ecco, si passavano delle serie veramente, che il teatro di Ubu era poco, delle serate di massacro satirico. Come era Giorgio, chi l'ha conosciuto lo sa meglio di me, e quindi proverò a dire come si poteva vivere con Giorgio finché è stato possibile farlo, e come questa satira gli veniva fuori in tutti i momenti. Questo libro è ripartito in quattro fasi, che sono poi in realtà gli elementi tematici che ispirano prevalentemente la satira di Giorgio. La prima è quella della vita quotidiana del bar, perché il bar è stata l'università di un sacco di gente, non è che ci si insegnassero proprio i migliori docenti, però a voler imparare si imparava molto. E poi l'amore. Tutte le volte che penso al 68, sarà per il fatto che mi è molto lontano, non penso mai a una rivolta politica, penso a una rivolta amorosa. E immagino a quale crudelissima, e qualcuno dice ideologica, sincerità c'era in quei tempi. Al punto tale che quando sento oggi parlare di quella mentalità sento sempre dire che erano delle cose orribili. Non penso questo tuttora, penso che quella sincerità così dura e violenta e così spietata per certi momenti era invece una grande specchio di una grande libertà e costruttiva, non esclusiva, capace di controllare molte difficoltà con la satira, appunto, prendendoci in giro. Io mi ricordo perfettamente una giornata terribile in cui ero uscito di casa dopo 3 mesi di malattia mortale di mia madre e sono andato al bar ed erano tutti lì e mi hanno fatto un coro: orfanello, orfanello, le avrei ammazzati o baciati. E poi la politica che faceva Giorgio non aveva corso legale, ha cercato di farlo il più possibile, ha fatto anche il primo consigliere comunale di una generazione che si è evoluta fino a Ceresoni, come per dire, dall'uomo scimmiesco all'uomo erectus, così, con una certa continuità che si può riconoscere, perché da In Piazza, che è appunto un giornale anche satirico che vedete alle vostre spalle e che Roberto ha messo miracolosamente in piedi perché pensavo che non ce l'avrebbe mai fatta, fino alla presenza, anche questo riconoscimento della presenza di alcune di queste immagini, c'era quella volta quando facevamo In Piazza insieme, abbiamo fatto un gruppo politico che poi è evoluto in un certo modo, con tante, anche molte deviazioni, molte battaglie interne per chiarire il nostro punto di vista, come pensavamo farlo. Mi ricordo che ai primi tempi una delle cose che si erano scritte era che da parte di un noto architetto il primo numero scriveva: il paesaggio non si mangia, e mi ricordo che Renzo Paci ci ha risposto una lettera dicendo: il paesaggio si mangia, e come, non solo si mangia, so anche chi lo mangia. Questo ci ha portato, anche con Giorgio presente, a una notte dei lunghi coltelli, alla fine della quale siamo usciti sanguinanti e vincitori, in appoggio a quello che diceva Paci, e abbiamo cambiato indirizzo, e naturalmente ci siamo persi qualche architetto, abbiamo guadagnato qualche storico. E poi una politica che era anche teoricamente impostata secondo un criterio esistenzialista, precisamente, non so se qualcuno lo ricorda, quello indicato da Ronald Lane, il quale aveva scritto un libello al quale eravamo affezionatissimi, che si chiamava La politica dell'esperienza, e naturalmente la politica dell'esperienza consentiva anche delle digressioni da vivere. A un certo punto scoprivo con molta meraviglia che il gruppo dei fasci con i quali ci eravamo bisticciati per un sacco di tempo erano diventati i nostri amici. Perché
intanto qualcuno di loro confessava che ancora gli bruciava dietro per come l'aveva preso, dicevano loro. Si vede che anche loro avevano delle aspettative, deluse, forse. E poi per i modi di vita. Allora mi ricordo che gli dicevo, essendo io un po' più ideologico, ma sono giusti i loro o sbagliati i nostri? E comunque sia, rimaneva il fatto che c'era una frequentazione, anche al di là degli steccati. Steccati che oggi rimetterei in piedi, ma non nello stesso modo, probabilmente. Perché effettivamente certi passaggi storici lasciano degli strascici, lasciano anche un'idea consolidata, però poi cambiano i profili, mezza sinistra somiglia alla destra, dipendesse da me io farei una riga in mezzo alla piazza e direi tutti quelli che vogliono andare a destra vanno di là, tutti quelli che sono di sinistra vengono di qua, una riorganizzazione generale e manderei via un sacco di gente da questo schieramento, come se posso dire qualche volta mi sono un po' sentito spinto via anch'io. Perché essere di uno schieramento richiede una difesa, un presidio delle proprie idee, anche un'affermazione, perché altrimenti non vieni riconosciuto come partecipante, come elemento come punto di riferimento di un dialogo e così via. Ma torniamo alle questioni. Ultima cosa sulla quale Giorgio tentava di trasportare la sua critica alla vita quotidiana, le droghe. Non ne vorrei parlare, lo voglio soltanto accennare come a un fatto di cui non vorrei parlare, perché è stato un periodo di vita troppo difficile, che personalmente mi ha costato la perdita di molti amici, una metà dei quali perdita fisica di vita, l'altra metà perdita di abitudine, di costume, di frequentazione quotidiana, e poi soprattutto per questo non vorrei pensare a Giorgio in nessun modo non vorrei pensare a proposito di Giorgio a questo elemento come se sia un elemento dominante, anche se per un certo periodo di tempo lo è stato, non lo voglio pensare. La vita sua è stata breve ma abbastanza lunga per avere molte fasi, e queste fasi, e certamente io sono più affezionato alle prime. Il nostro storico Leo ricorda tutto, collega tutto, spaventa. Io prima ho dichiarato la mia età e infatti ne vedo già le conseguenze, perché ho detto che faccio l'esordio in pubblico per la prima volta, in realtà l'ho fatto 2 anni fa al circolo sociale Le Saline, invitato da Mara, e mi ha fatto una serata con una proiezione di un PowerPoint della satira, sì. Vedi. Leo ha nominato in piazza il giornalino, che era un altro, forse era postibile comunque, il giornalino che facevamo noi come movimento politico in quegli anni, e sinceramente il mio esordio di vignettista è avvenuto su quel giornale insieme ad altri, appunto insieme a Giorgio, insieme a quelli che scrivevano, quindi noi ci occupavamo delle illustrazioni, delle vignette, insomma, delle tracce satiriche. E poi io sono andato a Roma e quindi ho cominciato un po' nel mio lavoro di vignettista per i giornali. Ho cominciato subito direttamente dall'Unità e da Repubblica contemporaneamente. Poi in tutto l'ambito dell'Unità c'era Rinascita e altri giornali, soprattutto Rinascita, e quindi sono rimasto lì. Certamente ho perso un po' la consuetudine. La consuetudine, dico, di partecipare a quelli che erano poi i diversi sviluppi dell'attività politica di Senigallia, anche se io sono sempre stato un partecipante, come dire, sincero, ma non certo appassionato e coinvolto in modo acceso nel dibattito ideologico e in tutte queste cose, chiaramente. Se io dovessi ricordare quegli anni,
non sarebbe per motivi politici, ma per motivi personali, come forse in fondo è sempre per la vita di tutti noi. Ci ricordiamo gli amici, ci ricordiamo gli amori, ci ricordiamo le partite a pallone, quando lei mi ha chiamato compagno di pallone, no? Perché in fin dei conti, quando si trattava di decidere se in presenza di una giornata di ottobre così bella, prima di fare la riunione, se c'era uno che proponeva prima andiamo a giocare a pallone alla Rocca e poi andiamo a fare la riunione, ero io, insomma. E comunque Leo era uno di quelli, e Giorgio anche, era uno di quelli che subito accettava la proposta. Quindi Giorgio, so di questa passione di fare le vignette, diciamo che non ha avuto poi, non so per quale motivo, se personali o di opportunità o di occasioni o di impegno maggiore a provare a uscire fuori dall'ambito locale, non lo so, quindi per Giorgio non ha avuto questi sviluppi. E non sta neanche nelle differenze di stile o nelle capacità di disegno. Io per esempio, che vengo da una tradizione della scuola d'arte, l'Accademia delle Belle Arti, comunque del disegno cosiddetto comunque sapiente, anche se cerco di unire sempre quella che è l'esperienza dell'arte arte bassa e arte alta, basti vedere tutto il materiale che io ho saccheggiato che riguarda il catechismo, no? Tutte le illustrazioni del catechismo, e quindi però diciamo sono sempre stato un cultore del bel disegno, comunque del disegno fatto bene, con, se non con artisticità, con professionalità. Quindi diciamo Giorgio non era su questo versante, era su un disegno un pochino più semplificato, più improvvisato, più naif, ma questo non è un fatto che impedisca poi il successo o meno, o comunque l'accesso a giornali, perché ci sono esempi attualissimi di gente che occupa spazio nei giornali più importanti italiani che è incapace di intendere e di volere dal punto di vista del disegno, capito? Io mi chiedo sempre la capacità dei capi redattori o dei direttori di capire queste cose, perché lo stesso capo redattore o direttore, se Leo scrive un articolo con errori di sintassi, di grammatica, di tutto, non solo è, cioè direbbe tu non puoi pubblicare questo articolo, mentre quando vengono errori di disegno madornali, clamorosi, ecco, va benissimo, pur che nella vignetta sia presente l'attacco al potere, quello lì che è. Ma io non dico che non si debba, cioè l'impegno di tutti i cittadini dovrebbe essere quello di contrastare il potere, però le forme utilizzate dalla satira, e anche quella politica, perché la satira sta alla politica come la pubblicità sta alla merce, purtroppo. Non voglio adesso qui, sono ospite e quindi non sono attualmente impegnato politicamente, il che non vuol dire che non possa esprimere delle riserve e delle critiche, però voglio dire, purtroppo non siamo messi bene, capito? C'è un vignettista che io stimo molto, che è stimato pochissimo, che è Massimo Bucchi, tra l'altro anche lui in qualche modo senegalese, per frequentazioni ha una casa qui a Senigallia, lui non disegna, per cui lui supera il problema del saper disegnare o meno, perché lui è in questo senso il più contemporaneo, il più moderno, perché lui elabora materiale già prodotto dal giornalismo e dai mezzi di informazione, lo rielabora, lo rimischia, lo taglia, lo cuce, lo mette sotto alta forma, lo lavora al computer, quindi è un tipo di satira che a me piace molto. Tornando al discorso, non siamo messi bene, anche una vignetta di pochi giorni fa che ha fatto Massimo, c'era Bersani che dice, rivolto a Berlusconi, col pensiero rivolto, perché poi compivano gli anni lo stesso giorno, insieme nel giorno di San Michele Arcangelo, su Arcevia facciamo la festa sul monte. Allora, lui diceva, pensando a questo, diceva, più sciammoscia e più resiste, quindi vuol dire, auguriamoci che resista, perché poi non sappiamo bene neanche cosa fare, voglio dire. Quindi questo discorso, la satira che presta a questo anti-berlusconismo, anche cosa, però è un po', insomma, anche falverso ed è assolutamente accodato con la politica, anche quando gli avversari
coloro che hanno torto, coloro che sono il male assoluto, accusano quelli che sono il bene assoluto di non saper fare altro che dell'anti-berlusconismo, in gran parte purtroppo hanno ragione. Perché qui non c'è un problema, che questo signore, secondo il mio modesto punto di vista, non è un'anomalia del sistema italiano, cioè è un'esagerazione all'ennesima potenza, ma è dentro l'antropologia socio-culturale e politica italiana, secondo me. È un prodotto, non a caso, andava impedito il suo accesso al potere molto prima, con i mezzi legali e democratici non è stato fatto. E la satira purtroppo è così. Basta dire che quello lì è fatto. Perché quella cosa lì di cui si occupa, cioè non è che molti politici di destra, di sinistra, di centro, quando vanno a occupare certi posti di potere, non pensiate che non usino lo stesso sistema, però ovviamente lo usano in base alla loro sfacciataggine, al loro potere reale, economico, politico, eccetera. Voglio dire, qui c'è un'esagerazione a tutti le... però è usato perché l'antropologia è quella, purtroppo. Secondo me, però diamo fiducia, come dice Guccini, non so se tutti non so se quello di ottobre, non so se tutti avete capito lì come ottobre, no? Quella bella lingua. Domani piove, però non importa, gli amici purtroppo ci mancano, sono andati anche per in qualche modo per loro volontà. Leo dice non affrontare le cose, perché noi abbiamo tutta una storia anche dei compagni che sono andati, chi da una parte, chi dall'altra, è una cosa dolorosa, però anche è vero che forse dentro di noi, come lì per James Dean, per gli altri, c'è un qualcosa di programmato, c'è chi è per fare lo scatto, la Usain Bolt, chi per qualcosa e chi invece per fare la maratona, per durare più a lungo, e non è detto che la qualità della vita molto più lunga sia poi migliore, però insomma forse ognuno a suo tempo, non voglio dire che credo in un destino, certo che è casuale, ma in parte ci facciamo anche noi, ci vogliamo bene. Leo è uno che ha questa capacità di raccontare, analizzare anche il suo mestiere di scrivere, il mio di fare delle cose molto brevi, fulminanti, una battuta o un flash. D'altronde anche le mie letture preferite non sono certo i romanzi o le cose lunghe, sono sempre o le piccole brevi poesie o gli aforismi o le piccole cose che quelle, sono quelle di cui mi nutro maggiormente. Che volete? Posta? C'era una vignetta che mi ricordo, le vignette di Giorgio o i disegni di Giorgio sono inattuali, perché in genere erano proprio legati alla vita anche politica del tempo, e quindi apporta personaggi che non sono più alla ribalta, e si sfoga con tutti quelli che conosce perché di tutti riesce a cogliere un aspetto comico, e poi una volta veniva fuori con una faccia di un operaio cattivissimo con un campanaccio sulle mani e una nuvoletta sopra dove c'era scritto viva il compagno Enrico Berlinguer che prende il potere con savoir-faire.